presidio educativo di prossimità nell'area del Borgo Sant'Antonio Abate. Nasce in un'ex panetteria ristrutturata in piazza Sant'Anna a Capuana e col nome di Crescito accoglierà, proprio come lievito madre per gli impasti, una serie di attività con l'intento di far lievitare il capitale sociale del borgo e dei suoi abitanti. È un progetto di 4 anni di sostegno alle bambine e ai bambini del territorio per rafforzare le competenze educative, l'inclusione sociale e un altro piccolo pezzo di un percorso che stiamo facendo al Borgo Sant'Antonio, anche con l'apertura poi della sede della Fondazione Terzo Luogo, per riqualificare questo territorio e soprattutto dare sostegno formativo, educativo e inclusivo alle tante famiglie e ai tanti bambini che hanno bisogno di un percorso di inserimento sociale e di rafforzamento individuale. Il progetto, cofinanziato da Impresa Sociale con i Bambini e Fondazione EOS, nasce da un'idea dell'associazione IF, Imparare Fare, già impegnata in diverse attività per lo sviluppo del borgo di Sant'Antonio Abate e delle aree limitrofe e per offrire risposte ai bisogni educativi e sociali di quel territorio. Abbiamo scelto aprire un altro punto di prossimità per accogliere maggiormente bambini e famiglie del territorio, in modo tale da poter fare un intervento più incisivo con le famiglie del quartiere. Spazio Crescito è un'idea che ci è venuta perché il signor Pino, quando ci ha affittato il locale, ci ha detto che questa era un'ex panetteria che poi è stata chiusa 15 anni e quindi per dare senso e dare memoria a quello che c'è stato prima di noi, così come dovremmo fare con il borgo. Abbiamo pensato che il Crescito poteva essere anche il lievito del borgo in termini di miglioramento delle capacità di socialità che ci possono essere oggi. Noi oggi stiamo inaugurando sulla base del principio prima fare e poi dire. È un intervento a 360 gradi, olisticamente inteso, in un quartiere che ha risorse potenziali straordinarie anche di cittadinanza, è un mercato abitato e funzionante, uno dei pochi con queste caratteristiche in Europa da 600 anni, con tanti ragazzi e famiglie straniere insieme a ragazzi e famiglie italiane, su cui quindi stiamo facendo un investimento strategico. Dal 2020 l'associazione IF promuove attività di accompagnamento alla crescita per le famiglie fragili, investe nella formazione e nelle relazioni con la scuola e la parrocchia ed ha favorito l'investimento sul territorio di organizzazioni come Terzo Luogo, che nell'ex convento di Sant'Anna a Capuana, recentemente acquisito dal comune, organizza diversi laboratori per bambini fino a 6 anni. Noi ci occuperemo soprattutto di ragazzi, lo faremo in collaborazione con l'Istituto Volta, qui a Quattro Passi. L'intenzione comune, come diceva Daria, è quella della rigenerazione di un luogo, di un posto che era bellissimo tantissimi anni fa e che può essere che in 4 anni si possono mettere le basi per tutte le persone che abitano qui, con loro ovviamente, per un nuovo riscatto sociale. Noi puntiamo molto su progetti che fanno da contrasto alla povertà educativa e culturale, e questo ovviamente si riferisce ai giovani. I giovani sono il nostro futuro, ma per dare un futuro a questi ragazzi noi dobbiamo permettergli di continuare a istruirsi, a educarsi e quindi a sognare. Le attività dello spazio Crescito sono dirette prevalentemente ai minori tra gli 8 e i 13 anni e prevedono educativa di strada, laboratori artistici e ludico-ricreativi, campi estivi, oltre ad interventi a sostegno della genitorialità, uno sportello di cittadinanza ed attività di orientamento al lavoro per le mamme del quartiere. Loro mi hanno aiutato tanto, lo so che non sto da sola, con loro mi sembra che a casa mia, e anche non solo io, anche altre mamme nigeriane, cioè tutti africani. Io credo che questo sia uno degli strumenti fondamentali per ridurre la violenza giovanile, per fare in modo che i ragazzi che si sentono esclusi o che seguono modelli negativi possano avere un'opportunità qualificata. È un percorso lungo che però va fatto col lavoro quotidiano, con l'impegno di tutti, per fare in modo che tante situazioni di disagio e di devianza possano essere portate poi nella direzione positiva.